Ciao, buongiorno, sono Gianluca Ranzan, sono un parrot trainer, un addestratore e oggi siamo qua per farvi vedere, per presentare meglio un nuovo prodotto tutto made in Italy da un'azienda italiana, la Damo di Casteggio. È un trasportino per grandi ara, quindi studiato soprattutto per quei pappagalli, in questo caso appunto le grandi ara, che hanno la coda, o meglio le penne della coda, le timoniere molto lunghe. Un trasportino così studiato mettiamo nelle condizioni il pappagallo di viaggiare e quindi di stare in sicurezza anche per molte ore senza rovinare il piumaggio. Il piumaggio che, oltre ovviamente al lato estetico di una grande ara, è anche una fonte di volo, uno strumento di volo per quanto riguarda il pappagallo. Faccio vedere come entra e come ci rimane tranquillamente una grande ara in un trasportino della Damo. Uno dei particolari di questo trasportino Made in Italy. La porticina posteriore è completamente chiusa. Perché completamente chiusa? Perché se il pappagallo dovesse retrocedere, si trova la barriera, quindi non andrà oltre. Fosse aperta in rete, le timoniere andrebbero ad incastrarsi e quindi a rompersi. Ancora una volta abbiamo pensato al benessere dell'animale, non solo per l'aspetto appunto esteriore, che è veramente una cosa eccezionale, ma soprattutto per la sicurezza del pappagallo. Ricordiamoci che le timoniere e le penne della coda servono per la frenata per il pappagallo, mentre la porticina anteriore è completamente in rete. In rete, così il pappagallo dall'ubicazione, dalla posizione dove si può trovare in macchina, potrà comunque andare a guardare all'esterno e interagire ovviamente con il suo compagno umano, con il proprietario. Altra cosa molto importante invece sono i lati che sono completamente chiusi, sempre per mettere in sicurezza il pappagallo. La dimensione fa sì che il pappagallo, che è una grande ara, non possa girarsi e quindi non potrà rovinarsi il piumaggio o lesionarsi il piumaggio o farsi del male. All'interno invece abbiamo una struttura in rete che le deviazioni potranno scendere, quindi il pappagallo e il piumaggio non andranno a sporcarsi, ma soprattutto durante il viaggio il pappagallo potrà tenersi stabile con le zampe senza il pericolo di scivolare. Giusto? Bene? Ok.